Monica Carannanta, assessore alla cultura del comune di Bacoli, domenica c'è un'interessante iniziativa presso la piscina Mirabilis. Di che cosa si tratta? Si tratta di una lettura itinerante del sesto canto dell'Eneide, che in pratica racconta proprio la storia che tocca i nostri luoghi più cari. È una lettura che abbiamo fatto, questa è la quarta volta che la facciamo, più che altro l'associazione La Scintilla di Michele Sovente, di Tambo e un'altra associazione, quindi sono l'unione di più persone, è una lettura che si svolge con 30 persone circa e l'abbiamo fatta in luoghi storici del nostro territorio. Per rivalutare proprio questi siti archeologici. Sì, sì, l'abbiamo fatta alla Casina Vitelliana, al Tempio di Venere, adesso la riproponiamo alla Piscina Mirabile, c'è tutto un percorso insomma che Franco vi illustrerà in maniera più dettagliata. E allora Franco, come si svolgerà questa scenografia, questa manifestazione all'interno della piscina? Allora, ci incontriamo innanzitutto con gli spettatori in Villa Comunale, dove c'è la lapide dedicata a Virgilio, perché è la lettura dell'Eneide. Quindi praticamente lì andiamo verso l'Istituto delle Suore, dove avremo la seconda postazione. La terza postazione sarà nella piscina Mirabile, anche la quarta, e la quinta si svolgerà all'aperto nell'azienda vinicola Piscina Mirabile. E niente, è una lettura molto creativa, sono 5 postazioni, è recitata praticamente in varie lingue, italiano, in napoletano, in greco e in latino, e ci sono anche dei momenti anche musicali e di danza.